Sono 4.000 circa i cittadini ucraini in Abruzzo, la maggioranza a Pescara, dove sfiorano i 1.000, soprattutto donne. Oggi una giornata di preghiera, volti, storie e lacrime di chi ha lasciato i familiari in Ucraina, di chi sta combattendo e queste le loro testimonianze. Larissa, lei è ucraina. Da quanto tempo vive a Pescara? 10. 10 anni? Sì. Che lavoro fa? È badante. Qual è la situazione? Peggio. Io ce l'ho 4 figli. Quasi giorno e notte su fondaco perché cade, non so come si chiama in italiano. Le bombe? Quasi bombe, sì. Quindi loro si nascondono? La situazione è bruttissima, morto tante persone. Scusa, non posso parlare. Ti commuovi, vero? Tu hai 4 figlie, sì. E i mariti delle tue 4 figlie sono in guerra. Sì, già tutti sono andati in guerra. Perché tutte persone ucraine andare, che è possibile andare in guerra, perché Putin fare solo brutto. E in 2022, in questo momento, che si può scoppiare una guerra per nessun motivo, ma anche se fosse un motivo così violenta, così assurda, così brutta, così vigliacca, ma proprio il mondo, mo forse adesso ha aperto gli occhi. Lunghi 8 anni avevamo gridato, fateci qualcosa quando si poteva fare. Ma loro costruivano le armi con i soldi dell'Occidente, che investiva. Ma come si può investire in un paese con un dittatore che ce l'ha primo o secondo posto con le armi nucleari e non sta bene con la testa? Siamo uniti e vogliamo anche ringraziare tanto l'Europa, che è appena adesso svegliata, perché era guerra da 8 anni. Chi c'è? Chi hai tu ancora in Ucraina? Io ho a Kiev mio fratello, miei nipoti con piccoli nipotini, che ha detto che no, perché noi volevamo far venire, invece ha detto no. Mio fratello è militare, ogni giorno sta al servizio come deve fare. E tutto qua. Lo senti tuo fratello? Solo mi scrive, parliamo solo vivo, resistiamo, tutto qua, perché non si può tanto parlare, perché tutto possono sentire, così. Ma la situazione è tragica, catastrofe, ma queste domande sono, scusate, il vostro lavoro, ma le domande molto bland, cosa raccolgono? Migliaia di persone civili uccise in città, in pieno città. Si bombardano le città, non si bombardano punti strategici. Sto qua da 20 anni. Chi hai in Ucraina? Ho 2 figli sposati, ho 5 nipoti. Ma mio genero non è andato a combattere la guerra. Voglio dire una cosa. Così fa tutta l'Europa adesso, aspetta, che cosa aspetta? Lo sapete bene che siamo Ucraina unita, ma siamo piccola. Non per noi, perché io già per me sono anziana. Cosa ti raccontano i tuoi figli? Qual è la situazione? C'ho un nipote più piccolo, 5 anni, che paura, non riesce a dormire la notte, invece quello più grande, che capisce, che regge perché va a scuola. Questo da qualche domanda la mamma che non può rispondere. Aiutateci, stiamo pregando di cuore. Aiutateci, i nostri figli, i nostri nipoti. Grazie.